presentata presso la sala stampa della Camera dei Deputati l'edizione 2013 di Atreju, la più grande manifestazione giovanile italiana dedicata alla politica. Nata nell'alveo della destra sociale giovanile, la manifestazione, giunta alla 16ª edizione, si terrà dall'11 al 15 settembre a Roma, come da tradizione nel Parco del Celio. Titolo e tema di quest'anno è La Terza Guerra, in riferimento al conflitto globale che si sta combattendo sul terreno della finanza. La manifestazione, come il personaggio della storia infinita di Michael Ende, da cui trae il nome, ha l'obiettivo di combattere il nulla che attanaglia i giovani e stimolare il dibattito culturale e politico sulla base di idee di parte ma non di partito, ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Quali sono le peculiarità di questa edizione di Atreju? Qual è la terza guerra? Chi la sta combattendo? La 16ª edizione da Atreju si muove sul terreno di quella che noi abbiamo chiamato la terza guerra. Non volevamo chiaramente definire il possibile, diciamo, dramma della guerra siriana. Volevamo parlare di una guerra che secondo noi in questo tempo si sta combattendo in modo più subdolo sul terreno della grande finanza. Non più divise militari ma divise monetarie, non più eserciti ma agenzie di rating e grandi centrali del potere finanziario si stanno contendendo il mondo e rischia che a farne le spese siano i popoli con il loro diritto alla sovranità e il concetto di democrazia. Quindi noi denunciamo questo scenario e di questo parliamo con gli ospiti di Atreju 2013. Verrà ridisegnato il futuro del centrodestra? Sì, Atreju è una grande occasione per parlare del futuro del centrodestra. Lo facciamo in due distinti appuntamenti, uno concentrato sul tema delle primarie, ormai non più rinviabili nel centrodestra, a tutti i livelli, come abbiamo sempre detto e come andiamo rivendicando da anni. Abbiamo visto che anche Flavio Tosi ha scelto, diciamo, di candidarsi alle elezioni primarie. Significa che facciamo proseliti sulla necessità che anche il centrodestra si apra alla partecipazione popolare. Un altro appuntamento, domenica 15, sempre al Parco del Celio, con tanti protagonisti che vengono da storie diverse del centrodestra, che hanno fatto anche percorsi diversi del centrodestra, ma che sono uniti da una capacità critica, dalla capacità di interrogarsi sul futuro del centrodestra. Per noi potrebbe essere anche l'avvio per una seconda fase di Fratelli d'Italia. Il ricco programma di Atreju 2013, allestito dai giovani volontari, vedrà dibattiti, mostre, concerti e partecipazioni di rilievo, tra cui quella del ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato. Quali gli appuntamenti più critici, caldi da aspettarci? Beh, sicuramente i processi. Quest'anno ad Atreju fanno ingresso questi dibattiti di confronto organizzati come fossero un processo, con un'accusa, una difesa, dei testimoni e una giuria che è chiaramente il pubblico. E ci sono confronti molto interessanti, Veneziani contro Tremonti sul tema dell'Europa, Filippo Facci contro Marco Travaglio sul tema della giustizia, Oscar Giannino che si confronterà probabilmente con Corrado Passera sul tema della grande finanza. Insomma, sicuramente momenti avvincenti che ci consentono anche di far schierare il pubblico sulle tesi che gli sembrano più convincenti. La Meloni si è detta dispiaciuta per la mancata partecipazione del ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. È stata invitata, aveva dato una sua disponibilità, poi qualche giorno fa ha declinato l'invito dicendo di avere presumibilmente un altro impegno. Io non discuto la buona fede del ministro, chiaramente mi dispiace che quello che dovrebbe essere per antonomasia il ministro del dialogo finora abbia preferito dialogare solamente nelle feste organizzate dal suo partito e che invece abbia declinato tutti gli inviti che arrivano da movimenti diversi da quello al quale lei appartiene.